Buongiorno, ci siamo tipo svegliati da 5 minuti, è vero? Veramente siamo ancora tutti pieni di sonno. Abbiamo fatto tipo una fuga d'amore e adesso siamo a fare una colazione. Dopo vi faccio vedere la camera. Speriamo che il tempo sia buono. Qui siamo a Sharm el Sheikh, ragazzi. Tu che cosa hai preso? Cornetto, cappuccino, succo d'arancia rossa. Cappuccino, io ho preso il cappuccino e la schifezza della la fake Nutella. Della che magari anche senza olio di palma è controllato. Ci ho preso. Controllato. Io invece ho preso un cornettone veramente gigante e dovrebbe essere vuoto. Da qua, questa è una torta di mele e questa invece è una tipo torta marmorizzata. Ho preso il cappuccino, un po' di yogurtino con i cereali, anche se l'avrei preferito integrale, ma mi devo accontentare. Le albicocche e anche un caffè macchiato. Ho preso anche un po' di uova strapazzate e un panino con prosciutto cotto e questo che somiglia tipo al casatiello napoletano però senza niente dentro. Qua le uova, l'ho preso per te, amore. Mangiatele pure perché io la mattina solo il cornetto e il cappuccino. Stiamo decidendo il menù. Che dici Max? Nel frattempo io mi gratto perché tipo c'è una zanzara qui sotto che mi sta mangiando. Dopo vi faccio vedere questo bellissimo costume. Troppo bello. Che mi si la foto appena lo comprai su Snapchat. Dopo vi faccio vedere com'è bello. Quindi che scegliamo come... Allora, a pranzo c'è spaghetti a vongole, o pennette, panna e prosciutto e piselli, o pomodoro e mozzarella alla caprese. Per secondo. E oppure lentiche con pomodorini. Invece la cena c'è tubetti in brodo di coccio, oppure vite alla genovese. Poi per secondo c'è sale alla griglia, il dinosauro. O mille foglie di maiale con verdure. Beh. Io vorrei un bel riso alla marinara. No, quello là. Come si chiama? Con tutte le cose di pesce. Riso alla marinara. Come si dice? Risotto alla pescatura. Risotto alla pescatura, io pure lo vorrei. Risotto alla pescatura. Uffa, non c'è. Oh, qua c'è anche il nostro amore, l'avete vista Pupi? Sta qua aspettando che noi facciamo la... Che fa? Comunque questa ognuno fa le feste, gioca con tutti, è diventata la mascotte. Pupi, amore mamma! Oh, fa babbo, che qua ti mangio la orecchia? Che qua? A dove mi avete portato? Oh, a me però mi piace. Ma che state mangiando? Tutte tante cose state mangiando, tante pappe. Questo hotel è bellissimo, ci sta una vista stupenda dappertutto. Dovunque ti giri c'è una bellissima vista. E il tappeto rosso. Vieni amore, vieni. Sì, mi piace il tappeto. Abbiamo deciso di venire qua qualche giorno per rilassarci un po'. E praticamente Max stanotte mi ha fatto prendere raffreddure perché sì, perché con il condizionatore è una pappa molla. Io non sono abituata al condizionatore, subito mi raffreddo. È proprio una pappa molla, accendi il condizionatore e vieni raffreddato, apri il finestrino e tieni il dolce volo. È vero, sono tipo così. Comunque no, vabbè, la cosa bellissima è che Pupi qua si sta divertendo tantissimo e praticamente fa le feste a tutti, è sempre molto socievole con tutti, quindi un po' agitato. Adesso lo facciamo vedere da qua, là alla camera, dovunque si vede. Infatti è tipo bello anche da qua, tipo un finestrone, si vede tutto il panorama, bellissimo. Poi anche dalla nostra camera, amore. C'è tanta gente, anche il mare è molto pulito. Praticamente abbiamo fatto una bella colazione perché io quando vado fuori
mangio sempre il cornetto, cosa che a casa, lo sapete, non lo mangio mai. Poi perché comunque ci aspetta una bella giornata energica, Max lo sa, mi piace anche camminare molto, eccetera, quindi ci aspetta una bella giornatina. Amore, siamo tornati. Allora, io le ho portato il suo cuscinetto, eccolo qua. No, aspetta, che hai preso? Un pezzo di carta. Le ho portato il suo cuscinetto da casa, lei è stata contentissima. Però l'ho tolto dalla valigia, subito si è messa sopra, era stanchissima. E le ho portato le sue ciotoline, così per farla sentire più a suo agio, vero amore? Che vai? Già vuoi andare a dormire di nuovo? Adesso dobbiamo scendere. Stamattina ci ha fatto un sacco di feste. Quando si è svegliata era stata contenta di trovarsi qua. È vero amore? Ma devi smettere di mangiucchiare tutti i cosi che trovi a mamma. Comunque la camera è molto carina, è un bel lettone. Qua, beh, non fate caso, abbiamo lasciato tutto in disordine. E poi qua c'è il bagno e si accende l'aereatore quando accendo la luce. Comunque la cosa bella di questo bagno è che c'è una doccia abbastanza grande, cioè ci vanno tipo 4 persone dentro. E spegniamo perché, ecco, se no si consuma l'aereatore. Amore, chi c'è? E qua abbiamo la vista mare, guardate com'è bello, praticamente si vede tutto il panorama, vero Max? Guarda che bello, tutto il mare, fantastico. E proprio il mare oggi è proprio tipo di cristallo, pulitissimo, cioè guardate com'è bello, è pulito ed è bellissimo proprio, sembra di stare tipo in Sardegna. E poi qua questo è tutto il boschetto, cioè il boschetto, il parchetto dell'hotel, che è fatto così con la piscina, e là c'è tutto il paesino, e qua c'è anche tutta la banchina. Ieri siamo andati anche qua, dopo oggi ci andiamo, vi farò vedere tutto. È bellissimo da questo panorama di questo isolotto, questa conca, com'è bella. Cosa hai detto? Guardi il panorama. Il panorama, no, panorama. Da considerare una cosa, che comunque a Zeffune, a Migliare, abbiamo fatto questa fuga d'amore. E io me ne dovevo fuggire solo io, sei venuto pure tu. Con me, non ho capito. Non lo so, vabbè. Una fuga, ho fatto una fuga e me ne sono fuggito. E tu poi sei venuto pure tu e l'avevo dire che è una fuga d'amore. Non è vero, assolutamente. Anzi, lui inizialmente aveva trovato un hotel che era bruttissimo. Ci siamo scappati. Tu hai dalle foto te l'ho fatto veramente vedere. Siamo scappati. Ti ho fatto vedere le foto e tu hai detto sì, è bella, andiamo. Sembrava bello, sapete, quei bidoni proprio. Poi quando siamo arrivati là abbiamo detto no, prendiamo tutto e scappiamo via, perché non siamo neanche scesi dalla mare. Siamo scesi ma no, ti piace? No, no, è troppo, vi dovete credere. Era proprio quelle, ti danno proprio quelle, figurati, quella sensazione. Se caso mai ti seguissero questi. Madonna, qua, che figuraccia, no? Vabbè. Che figuraccia, non lo diciamo. Almeno gli facciamo cattiva pubblicità, però non era proprio, era proprio brutto. E invece questo è veramente bellissimo. Non vedo l'ora di andare in quella piscina, anche se io voglio andare prima al mare, quindi muoviamoci. Uffa. Momento coccoline. Aia. Orecchie. Aia. Amore, ciao mamma, ciao mamma, uffa, ciao. Non ti riesco a ciao mamma, ciao. Eccomi. Ciao mamma, eccomi. Ciao. Sono comprata pure queste scarpe nuove delle Superga. Sono bellissime, sono tutte ricamate. Devo mettere tipo senza calzini, no? Così. E allora praticamente mi sono uscite tutte bolle. Cioè i piedi tipo pieni di bolle. Madonna mia. Mi sono rovinata, infatti poi mi sono comprata quei calzini, quelli là tipo fatti così, che almeno mi metto, mi proteggo un po' davanti, però ormai c'ho tutto, no, questo va dietro così dovrebbe andare, mi proteggo un po', comunque sono belle, però mi hanno ucciso i piedi, vabbè, comunque le adoro. Poi le persone dicono che fai gestacce, se la prendono con me, uffa, smettila. Ma quello è il dito medio, è per me comunque, non per voi che guardate il video, ve lo dico. Lui è sempre molto gentile con me. Camminate perché? Perché? Faccio le facce di... E perché, dillo? Devono indovinarlo. E che ne sanno, dici perché? Si vede. Ah, perché l'ho caricato come un mulo. Praticamente nella borsa e ho messo tutte le mie cose in più due bottiglie d'acqua. Yeah, c'è tipo 10 litri. E mamma e pupi sono qui. Mamma e pupi sono qui a fare le belle danzare. Io però sto portando l'asciugamano. Che bello, adesso andiamo a mare, mamma. E adesso
ci andiamo a mare. È bellissimo questo lungomare, stupendo. Bellissimo. Benvenuti a Acropoli. Penso che già l'avevate capito. Qualcuno di voi all'inizio del video già l'aveva capito. Ebbene sì, non siamo alle Maldive. Ma qui è anche molto bello. Vicino a Salerno. Un bel paesino. Mamma mia, è leggermente sfollata la spiaggia. Che c'è? Abbiamo un pallombellone, sì, perché sennò questa le viene tipo un'insolazione. Praticamente sulla sabbia tipo impazzisce e inizia a correre come tipo un coniglio, è vero? Allora, okay. Un'estate al mare, oh, mamma mia, quanta folla ci sta, amore, mamma mia, mammina, come scotta questa sabbia. Adesso mettiamo l'ombrellone, vieni qua. Dici, mi ha dato proprio una grande asciugamano. Una grande asciugamano, perché? Asciugamano la pafacci, asciugamano? Pafacci, perché è piccola, un po' piccola, ma questa me l'hanno regalata da Yamamai con l'acquisto del costume, non l'ho comprata. Dai, metti questo ombrellone. Prendevi te l'ho frasicata. Perché? Perché stava il pareo. Non mi piaceva il colore, ma che ne sai tu poi? Non lo so, questo sai io, omaggi di Yamamai tu. Che vi ha fatto di Yamamai? Roba per la matta. E busca. Ah, guarda, lei toglie l'asciugamano per mettersi sulla sabbia, incredibile. Dai, stai un po' al fresco. Ah, no, vuole scavare. Chi c'è? Upala. Upala. Upi. No, non voglio camminare sulla sabbia bagnata. No, sulla sabbia bagnata. Nell'acqua sì, è la sabbia bagnata che le fa schifo. Vieni a fare il bagnetto. Vieni. Vieni a fare il bagnetto. Non ho capito se ha già fatto il bagno o tipo non ha il coraggio di buttarsi. Che c'è? È fredda. Che c'è? Oh mamma, tieni da, eccoli qua i croccantini a pupi, vieni. Caduti tutti a terra. Mangia tua. Mangia tutti i croccantini. Siamo tornati qua in camera. Io sto più bianca di prima perché ho messo la protezione. Tu? Ma tu sei molto abbronzatissimo. Comunque siamo venuti qua a goderci un po' il fresco della camera, perché in spiaggia basta croccantini. Nelle ore più calde noi non ci stiamo mai. Poi anche con lei, con Pupi, avevo paura che il caldo potesse farle male. Quindi saliamo. A Max non piace stare nelle ore più calde. Poi stasera abbiamo la cena al ristorante, buonissima. Siamo vedere tutte le cose che abbiamo comprato. Allora, abbiamo preparato il nostro pranzo. Fa vedere qua cos'è, questo tipo il cupo, che però noi ce l'hanno messo nella vaschetta e che l'abbiamo fatto da asporto. Qua è molto caratteristico, è buono, è tipo una frutturina fatta con calamari. Noi abbiamo messo calamari e alici, buonissimo, cioè l'ideale per mantenersi proprio leggeri. Veniva avvolto tipo a cuoppo, è vero, nella carta. Che vuoi tu? Ok, al cuoppo. Un po' di prosciutto crudo e una bella mozzarella. La mozzarella è buonissima qua, quindi prendetela se venite. E anche il panino. Dove c'è il panino? Guarda qua. Ecco. Oh, amore, corre. Attizzone battipaglia. Ecco. È proprio lei, Attizzone. Tiene la cosa, il capezzolo sopra. Ma buona, c'è Ciccione. Come sono? Buono. Ti stai consolando?
Che c'è? E voi, tu già hai avuto la pappa. Prima pappa Pupi, ho fatto anche un po' di rucoletta. Questa me l'ero portata. Io vado girando sempre con contenitori pieni di robine buone. Adesso faccio il panino. A zizzona scorre il latte. Tutto a posto, il bagno ci facciamo l'anno che viene, andavo. Perché abbiamo mangiato 8 kg di roba. Effettivamente. Se vi chiedete Max dove mette tutto quello che mangia, le orecchie. E guardate. No, era delle orecchie. C'ho delle orecchie così grandi. È vero? La famiglia Dumbo, va, sono tale e quale, padre e figlio. Stessi ricchi. Tia mamma, vuoi un po' di rucoletta? Guardate come ci piace la rucola. Ti amore mi dire, fate un bello morsetto prelibato, eh? E Fabio, che ci sta andando su morsetto? Mozzarella di bufala e prosciutto di pato. Andiamo in bocca. Cioè, siamo tornati qua per toglierci dal sole e metterci un pochino a fresco in camera. Guardate dove si è messa al sole. Amore, a mamma, lei piace tantissimo proprio. Mi sono portata lo spray, questo qua, in spiaggia, di cui vi ho fatto il video, quello là, schiarire i capelli. È il mio spray fantastico. Agitatelo sempre prima dell'uso, mi avete scritto in tantissime che l'avete fatto e vi è piaciuto. Tipo l'ho messo tutto nei capelli, guardate, sono diventati tutti tipo mossi. Mossi, mossi, mossi belli. Adoro, un effetto tipo mare, spiaggia, piscina. Vedono un po' tipo dei riflessi luminosi, vabbè, comunque lo metterò ancora. Va bene mamma a portarti sto cuscinetto, eh? Va bene. Sta riposando bene bene, bravo. Ma come le pizzette? Tutte pizzette così. Ha detto. La testa da pomodoro. Su Snapchat sì. Teneva questo filtro a pomodoro. Il ciuffetto è del qua e poi quando ci capite uscivano tutte le pizzette. Ma stai zitto, ma chi ti crede? Dopo andare alle ragazze. Io non ce l'ho sto Snapchat così. Perché l'ha tolto, l'ha cambiato pure a me. Oh. Sì, uscivano tutte le pizzette. Ma stai zitto, ti hai fatto uno suono. No, uscivano tutte le pizzette. Veramente, tutte le pizzette così con pomodoro. Le acchiappiavi ce le mangiavamo. Quando si sceglie. Comunque seguiteci su Snapchat Max Agrodolce e io ovviamente Carità Dolce. Siamo venuti in piscina. Questo bellissimo. Guardate che bello. Vero amore? Ti piace qua, perché c'è l'erba. Guarda. Bellissimo. A lei piace camminare nell'erba. Poi praticamente proprio oltre la piscina di là c'è il mare, dove siamo andati prima stamattina. Troviamo un posticino all'ombra per lei. Alessandra Moruso. Sentite? Niente più da credere. Come si chiama sta canzone? Bella. Sarà il nuovo singolo. Comunque è bellissimo, anche visto da qua, guardate. Cioè sembra di stare fuori Italia. Che bello questo posto. No, alla fine dopo ho capito, vivere a colori. L'ho riconosciuta. Sentiva piano piano. Amori, sei qui tu? Guarda che qui c'è la piscina, Non si capisce perché è a livello, no? Sembra che continui il pavimento. Vivere, vivere, a colore. Cosa? La foto. Foduff a cufanil. Amore, la foduff. Come? Ah. Prende la Germania tedesca. Ah, sono tedeschi, sono anche strani. Ah, yeah. Boh, ma lo fai? Ma come fa il mammuccio? Ahi? Oh. Mamma mia, scappa! Ha scombinato tutta la piscina. Mi fai paura! Mi fai paura! Mi fai paura! Mamma, come sei saporito! Sei tutto bagnato, come sei buono! Come? Pupi! Pupi! E beve solo che così, nome? Nel tappo della bottiglia beve. Nel tappino della bottiglia, amore. E le mani. Così beve lei.
è diventata l'attrazione. Ancora? Sì, sì. Si dividono quelli, fanno un cancan del diavolo. Praticamente tutti quanti vengono vicino a Pupi a fare le feste. Incredibile, lei fa le feste a tutti. A tutti, a tutti. Cioè, incredibile. Guardatela. Incredibile. Cioè, è diventata tipo la mascotte qui. Veramente c'è un cane che fa le feste a tutti. Tutti la adorano. Tutti ci giocano. E lei gioca con tutti. Soprattutto i bambini e le donne. Però proprio... è un cane adorabile. Infatti alcune persone dicono: ma questi cani così sono un po' aggressivi a volte. Lei forse sa diversa dagli altri perché è super socievole. Comunque ragazzi, sto piena tipo di morsi, zanzara, perché di punture, io dico morsi ma sono punture, perché praticamente non so come mai, ditemi questa cosa succede a qualcun altro, vi prego rincuoratemi, io sono sempre quella ad essere punta dalle zanzare. Se siamo tipo io e Max, pungono me, io e mia sorella pungono me, pungono sempre me. Come sta cosa, spiegatemi? Perché io devo essere sempre punta dalle zanzare? Voglio capire perché, se c'è un motivo. Sono antipatica alle zanzare, c'ho il sangue dolce, non lo so perché. Comunque questo è il costume che ho comprato e io lo adoro veramente, è di, l'ho comprato da Yamamai, viene così tipo a fascia con questo che sostiene il seno, poi tipo quando magari mi abbronzo questi li abbasso così riesco a fare un'abbronzatura insomma più completa senza questi qua. Sotto è così tipo normale, è poi abbinato al mio piercing, io lo volevo tipo con l'accetto perché lo preferisco ma non c'era, quindi lo devo prendere così. Eccola che abbaia, che combina. Si può entrare in piscina così? Pupi, che fa mamma? Che fa mamma? Cioè non ce la posso fare. Evviva! Il naso non te lo sei tappato? No? Ciao mamma, dove vai? Ciao mamma, dove vai? Uffa, devi venire anch'io. Stava mangiando tipo una cosa. Che cos'era in bocca? Un suo dentino. Adesso gli è caduto. Il suo primo dentino. Deve venire il topolino. Cosa? Stanotte deve venire il topolino. Sì, il topolino sì. Ti porta i soldini. No, mi porta il prosciutto. Il topolino ti porta il prosciutto. Sì. Ma com'è piccolo sto dentino che ti è caduto? Sono i denti da latte, amore. Piccola. Letta se lo mangiava. Lo conserviamo. Sto mettendo lo spray per scadere i capelli. Quello che vi ho fatto il video. Tanti ragazzi mi hanno chiesto. Io lo metto sia sui capelli bagnati, anche quando si asciugano, così tipo li tengo sempre freschi. Mettiamo gruppo a Max, eh? Guardati. Messa buona buona qua. Io l'avevo messa l'asciugana tutta stesa e l'ha pallottolata e l'ha fatto tipo a cuscinetto. Vero mamma, quando sei bella. Wow, mi sembri tipo quello là di Baywatch. Ti mancano solo 8 kg di pettorali e di bicipiti. Occhi azzurri. Vabbè. Capelli biondi sì, grazie al mio spray schiarente. Però in compenso c'è una fiamma. Guarda, si vedono i riflessi biondi così contro luce. Sì, io tipo Pamela Anderson l'ho diventata. Sì, con 3 kg di zizza in meno. Un fisico statuario e due canotti ai posti delle labbra. Che vuoi, due hit Baywatch. Occhio per occhio. Poi la nostra Pupi qua sta bella fresca fresca. Vero? Adesso dobbiamo girare un video speciale. Quindi tra un po' saliamo. Dobbiamo fare un video bellissimo, vero? Siamo bellissimi! È il bello! Sì, io no! Dobbiamo girare un video bellissimo, quindi ce ne saliamo!